Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio cercare di andare un po' più nel dettaglio su quello che potrebbe essere il calciomercato della Juventus, perché abbiamo già parlato di questa cosa, abbiamo parlato dei profili in uscita, ma non abbiamo ancora parlato di quelli in entrata. Probabilmente perché in entrata c'è ancora poco, probabilmente perché anche la Juventus stessa non ha ancora le idee chiare da quel punto di vista, però possiamo capire che uno dei nomi sulla lista, nell'elenco della Juventus, uno dei nomi più credibili, uno dei nomi più accreditati, è quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Cerchiamo di andare a fare il punto della situazione. La gara di YouTuber League, prima di tutto però vi devo dire, uscirà questa sera alle 20. Ci sono stati alcuni problemi tecnici, quindi ci vediamo alle 20 sul canale di Federico Marconi. E domani mattina mi piacerebbe parlare insieme a voi proprio della YouTuber League con un contenuto mattutino. Fatemi sapere se potete essere interessati a questa sorta di pagellone, come avevo fatto anche per la parte d'andata, campionato di apertura e di clausura, in attesa della finalissima per la quale noi siamo qualificati di diritto dopo aver vinto la prima coppa a Roma contro la Lazio. Allora, dicevamo, Frattesi. Chi è Frattesi? È un centrocampista italiano, nato a Roma nel settembre del 1999. È un giocatore che comunque ha anche un buonissimo score con la maglia del Sassuolo. Si parla di 11 gol in 74 presenze. In questa stagione è stato utilizzato prevalentemente all'interno di un centrocampo a 3, nel 4-3-3 del Sassuolo. Mi ricordo tra l'altro di essere stato, ahimè, a vedere Sassuolo-Juventus dal vivo, e insieme a Maxim Lopez hanno veramente fatto impazzire, perché non ci hanno mai fatto vedere il pallone. Giocatore molto molto tecnico, giocatore tecnico e impressionante da vedere. Ha giocato appunto nel 4-3-3, ma anche nel 4-2-3-1 davanti alla difesa. È una mezzala destra di inserimento. Quando gioca con una mediana 3, solitamente gioca a destra, e dato che la Juventus esce un giocatore come Rabiot, si cerca un giocatore che possa sostituirlo degnamente, con delle caratteristiche simili, quindi l'inserimento, quindi la fisicità, anche se stiamo parlando di due giocatori completamente differenti. Rabiot, sappiamo, è un Marcantonio di quasi 2 metri, invece Frattesi è un giocatore un po' più basso, un po' meno strutturato fisicamente, 1,78 m, comunque non è bassissimo, ma sicuramente siamo lontani da Rabiot, e gioca a destra. Invece Rabiot gioca a sinistra, noi a destra in questo momento abbiamo Nicolò Fagioli, che potrebbe traslocare dall'altra parte, anche se Allegri stesso ha detto che Fagioli lo vede meglio a destra per un discorso di postura. Alla scadenza del contratto al 30 giugno 2026, quindi altri 3 anni di contratto col Sassuolo, che significa che non ha la necessità di venderlo, non ha fretta di venderlo, e anzi andrà a cercare di creare anche una sorta di asta, perché il Sassuolo non è bravo a vendere, è bravissimo a vendere. Diciamo, un giocatore forte nella fase di interdizione, forte nella fase di impostazione, un tocco, due tocchi in velocità, un giocatore veramente bravo a fare queste cose, ma la cosa nella quale lo reputo personalmente più bravo è appunto l'inserimento. Dicevamo prima, un giocatore non altissimo, 1,78 m, parla un gigante di 1,75 m, quindi è poco più alto di me, 3 centimetri in più di me. Però quello che mi ha sempre lasciato esterrefatto da parte di Frattesi è questa facilità nell'inserimento, facilità nella lettura degli spazi, nell'andare ad inserirsi in quelle letture, in quelle crepe che si creano appunto all'interno di una partita. Magari l'attaccante porta via lo spazio, ecco che lì si fionda Frattesi, anche di testa, solitamente di testa ci arriva. Ha segnato, mi pare, 3 gol di testa con la maglia del Sassuolo, quindi un giocatore che sa il fatto suo. Mi pare 4 gol l'anno scorso e 7 gol quest'anno, quindi mica male per le sue 2 prime stagioni in Serie A da titolare, dopo un paio di stagioni in Serie B, tra l'altro con anche la maglia del Monza. Lo stesso Allegri ha parlato di Frattesi qualche settimana fa, dicendo che era andato a vederlo a Monza ed era rimasto piacevolmente sorpreso da un giocatore del genere. Quindi ipotizzando la permanenza di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ci sarebbe anche il benestare da parte dell'allenatore. Si inserisce bene all'interno di un contesto Juve, pensando al prossimo anno, perché non è il classico nome altisonante. Vi faccio un esempio: quante volte in questi anni abbiamo sentito la frase "col giocatore X proveniente dalla Serie A non si vince la Champions"? Credo un miliardo. Ecco, la Juve oggi non deve vincere la Champions, la Juve nemmeno è iscritta alla Champions League, non si è qualificata per via di vicende che sono note a tutti, le sappiamo tutti,
e quindi la Juventus l'anno prossimo non avrà quell'ambizione. La Juventus dovrà cercare di ritornare competitiva in Italia, dovrà cercare di vincere la Serie A o entrare nelle prime posizioni in Serie A, riqualificarsi alla Champions e poi iniziare un percorso, un ciclo che possa cercare di valorizzare dei calciatori che magari non hanno più quei nomi altisonanti, ma sono dei giocatori che possono confermarsi o formarsi alla Juventus. Quindi da questo punto di vista Frattesi è perfetto, anche perché sono davvero convinto che Frattesi sia pronto per un salto di qualità, per una big, per essere titolare una big in Italia. Però c'è anche da fare un discorso un po' più ampio. Vi dico subito che a me Frattesi piace, e non poco, anzi mi piace molto, eppure non acquisterei Frattesi. Voglio fare un discorso, come dicevo, un po' più profondo, che parte da lontano, perché in questi giorni leggiamo tre ipotesi legate alla Juventus, al centrocampo della Juventus. Il rinnovo di Rabiot, che però secondo me è una sorta di follia, perché non credo che ci siano i presupposti per rinnovare Rabiot, e credo che anche Rabiot abbia voglia di andare a confrontarsi con un'altra realtà, in una competizione, in un campionato diverso da quello italiano e magari all'interno della Champions League, di una squadra che andrà a giocare la Champions League con un contratto sicuramente più elevato. L'altro giorno leggevo di un'ipotesi di rinnovo di un solo anno da parte di Rabiot, cioè cose che non considero logiche. Dall'altra parte c'è sempre quel nome lì, Sergej Milinkovic-Savic. Bene o male i 3-4 centrocampisti migliori della Serie A quest'anno sono stati Barella, Milinkovic-Savic, Rabiot e Frattesi. Possiamo mettere questi nomi tra i migliori senza dire che sono stati solo loro, ma sicuramente questi sono quattro che hanno avuto un rendimento molto molto alto. Savic sembra essere arrivato all'estate in cui finalmente lascerà la Lazio dopo tanti anni. Secondo me Milinkovic-Savic è rimasto anche troppi anni alla Lazio rispetto a quelle che potevano essere le possibilità. Si parla anche di una Lazio che di fronte a un'offerta da 40 milioni potrebbe lasciare partire il sergente, ma secondo me non è un nome logico per la Juve di oggi. Come dicevamo prima, basta nomi altisonanti, cerchiamo di andare a prendere i giocatori e valorizzarli all'interno della Juventus. Se da una parte abbiamo Frattesi che è un 99, dall'altra parte abbiamo Rabiot e Milinkovic-Savic che sono dei 95. E se Rabiot si tratterebbe semplicemente di un rinnovo, quindi non ci sarebbe nemmeno l'esborso di un cartellino, capite bene che un classe 95, io purtroppo, ahimè, quest'estate andrò a spegnere 31 candeline, sicuramente non è vecchio Milinkovic-Savic, come sicuramente non è vecchio Rabiot, però in questo momento avranno un ultimo grosso contratto, perché poi i club, come ragionano i club al giorno d'oggi, intorno ai 30, quando arrivi intorno ai 30, prima dei 30 certi contratti te li concedono, dai 30 in poi iniziano a calare, proprio perché vogliono cercare questo cambio generazionale, che è normale in uno sport come il calcio. Quindi se devo investire 30, 40, 50 milioni, quelli che sono, per un profilo, preferisco ovviamente, logicamente, farlo per un 99 che ha più anni di fronte rispetto al 95. E non significa che uno sia più pronto o meno pronto, perché sappiamo bene che ogni giocatore matura con i suoi tempi. Io non credo nemmeno che la Juventus abbia la possibilità oggi di andare a fare un esborso così elevato, 30, 40 milioni di euro, 35, 50, quelli che sono, perché sappiamo bene che la Juventus oggi ha la necessità di vendere, di rientrare da quelle che sono le perdite legate alla non qualificazione in Champions League, e ovviamente poi dovrà cercare di far mercato, magari autofinanziando il mercato con delle cessioni importanti. Perché però Frattesi e Milinkovic-Savic sono dei nomi con un po' più di logica da questo punto di vista? Perché ci sono delle contropartite che potrebbero essere inserite. Se prima dicevamo Milinkovic-Savic con una quarantina di milioni di euro dovrebbe lasciare la Lazio, la valutazione di Frattesi oscilla tra i 30, i 35, i 40, ci sono più club su di lui, c'è la Roma che vorrebbe riportarselo a casa, ha fatto le giovanili nella Roma, le ha fatte pure nella Lazio, c'è l'Inter che sta cercando un profilo simile, secondo me bisogna monitorare anche il Milan e il Napoli, che sono due squadre che da quel punto di vista stanno sempre attente a dei giocatori interessanti interni alla Serie A. E il Sassuolo, come la Lazio prima, tra l'altro la Lazio si parlava di Kulusevski come ipotetica contropartita, il Sassuolo potrebbe essere interessato a dei nomi che partono un po' più lontano rispetto a Kulusevski, quindi i vari De Winter quest'anno in prestito all'Empoli, o Huijsen che ha fatto la stagione con la primavera della Juventus e quindi diventa un prospetto. Ricorda un po' quello che era accaduto qualche anno fa, quando la Juve cercava di trattare Locatelli proprio col Sassuolo e veniva richiesto Dragusin, che sembrava essere un giocatore che la Juve non voleva cedere.
uscire. Quest'anno, tra l'altro, Ragusin ha fatto un'ottima stagione in Serie B con il Genoa ed è stato promosso in Serie A. Quindi il Sassuolo, come sempre, si conferma quella squadra che punta sulla linea verde, perché l'idea del Sassuolo è: acquisto questi giocatori, li valorizzo e poi li vendo a peso d'oro. E ripeto, per l'ennesima volta, il Sassuolo non è bravo, è bravissimo a vendere questi giocatori. E questo è uno dei primi motivi per cui, comunque, nonostante il fatto che Frattesi mi piaccia, non andrei a trattare col Sassuolo. Non voglio farmi ritrovarmi in una situazione di farmi prendere per il collo per l'ennesima volta al Sassuolo. Quante volte negli ultimi anni abbiamo visto il club neroverde protagonista sul mercato perché per la terza volta non è bravo, ma è bravissimo a cedere questi giocatori e a fare delle valutazioni elevate? Un mucchio. Secondo motivo per cui non comprerei né Frattesi, né Milinkovic-Savic, né rinnoverei Rabiot. Su Rabiot lasciamo un po' da parte, è più Frattesi, Milinkovic-Savic. Perché mi piacerebbe per almeno un paio, due, tre anni smettere di mettere denaro all'interno della Serie A, smettere di fare degli acquisti interni, smettere di andare a prendere dei milioni e rimetterli dentro la Serie A. Perché quello che è accaduto secondo me quest'anno col discorso legato alle plusvalenze, e tra l'altro notizia di oggi che dovrebbe uscire una riforma per impedire che possano essere penalizzate le squadre all'interno dei campionati, buongiorno, tempistiche sempre di un certo tipo, mi piacerebbe iniziare a dare un taglio, perché secondo me non è stata una coincidenza che a gennaio la Juve non fa investimenti, non ci sono esborsi da parte della Juve e in Serie A non si muove niente. Non significa che la Juve ha i soldi e tutte le altre no, però mi piacerebbe iniziare a togliere quei soldi che comunque la Juve negli ultimi anni ha sempre messo denaro vero all'interno della Serie A, perché è passato il concetto che negli ultimi anni la Juventus abbia sempre utilizzato solo dei giocatori per fare valutazioni. Mi fa anche ridere che ci siano presidenti in Serie A come quello della Fiorentina che parlano di queste cose quando la Juventus nei confronti della Fiorentina, tra Bernardeschi, tra Chiesa e tra Vlahovic, ha sempre immesso del denaro fresco. Faccio un esempio: la Juventus l'anno scorso a gennaio acquista Vlahovic, investe tra i 70 e gli 80 milioni di euro per Vlahovic. Quei soldi non sono soldi della Serie A, sono soldi che arrivano dalla Premier League, perché la Juventus è andata a cedere Bentancur e Kulusevski, anche se Kulusevski non è ancora stato riscattato, e quindi Juventus porta in Italia dei soldi dall'Inghilterra e quei soldi dell'Inghilterra li rimette all'interno della Serie A per la Fiorentina. Cerchiamo di interrompere questo ciclo vizioso, cerchiamo di interrompere questo flusso di denaro dall'estero verso l'Italia per andare ad aiutare altre società che poi non sono mai così simpatiche nei confronti della Juventus. Sassuolo è stata una di quelle società che era stata inserita nel secondo processo sportivo che non si è disputato, era in programma domani, per il quale la Juventus era accusata di avere delle partnership. Quindi mi piacerebbe iniziare a non acquistare più in Italia e a maggior ragione non utilizzare contropartite nei confronti di altre società, proprio perché le accuse che sono state rivolte alla Juventus in questi mesi secondo me sono state anche abbastanza pesanti e infondate per quello che poi è stato il messaggio che si voleva passare, e quindi mi piacerebbe limitare questo flusso di denaro interno al nostro campionato. Terza motivazione per cui comunque, nonostante tutto, nonostante il profilo ideale, nonostante le caratteristiche tecniche importanti, nonostante il mio gradimento, non comprerei né Frattesi, né Milinkovic-Savic, né rinnoverei Rabiot, perché credo che la Juventus abbia necessità di ripartire dallo scouting. Traduco: non voglio che la Juventus mi prenda Frattesi a 40 milioni quando Frattesi mi ha già dimostrato che. Io voglio che la Juventus mi prenda Frattesi a 15 milioni quando c'è l'idea che Frattesi possa essere quel giocatore in grado di fare. E voglio che Frattesi non mi si valorizzi a Sassuolo. Voglio che Frattesi mi diventi Frattesi alla Juventus. Guardate Nicolò Fagioli. Nicolò Fagioli è alla sua prima stagione in Serie A e ha fatto una stagione meravigliosa. C'è bisogno di andarlo a prendere fuori? Cioè, Frattesi, se Fagioli non fosse stato della Juventus, lo andavi a prendere quest'anno, lo pagai 40 milioni di euro. E ce l'hai pagato zero. Era tuo, l'hai prestato, hai completato il percorso, ed eccolo lì. A me dà fastidio sentire che Miretti è scarso, ragazzi. A me dà molto fastidio sentire che Miretti è scarso. Perché? Perché Miretti è un classe 2003. Miretti è un classe 2003, ha la sua prima stagione in Serie A. E sento che è scarso. Miretti è un classe 2003.
l'abbiamo già etichettato come scarso. C'è bisogno di spendere 40 milioni per Frattesi? Ne abbiamo di giocatori interessanti. Notizia di oggi: Rovella tornerà alla Juve l'anno prossimo. È una buonissima notizia. Ripartiamo con lo scouting. Io voglio ritornare a quei momenti in cui si va a prendere Pogba a parametro zero o Vidal a 10-15 milioni di euro e diventano giocatori importantissimi con la maglia della Juventus. Anche perché non prendiamoci in giro, oggi siamo una Farm League, siamo a livelli troppo distanti dalla Premier League, siamo bene o male sui livelli delle altre leghe, la Liga Spagnola, la Lega Francese, la Lega Tedesca, secondo me siamo tutti lì vicino, ma la Premier è troppo più in alto, quindi tutte queste leghe, tutti questi campionati sono delle Farm League, delle League Farm della Premier League, che è la vera e propria Superlega che esiste già. Quindi cerchiamo di ragionare come fa il Sassuolo. Questi giocatori li valorizzo e poi li vendo a quella cifra lì, però prima li pago poco. Facciamolo anche noi. L'abbiamo visto come il Napoli e il Milan hanno vinto lo scudetto negli ultimi 2 anni, no? Programmazione e pazienza. Il Milan si crea la sua squadretta, non è nemmeno la squadra più forte, ma poi quell'anno va bene. Il Napoli si crea la sua squadretta, fa la rivoluzione dei nomi, degli uomini, degli ingaggi, prende giocatori che hanno fame, che hanno voglia, li valorizzano con un allenatore che è bravo anche ad aspettare certi ragazzi, a valorizzare certi ragazzi, e arriva. Poi, purtroppo, Napoli campione d'Italia, il mercato ideale del Napoli quest'anno da campione d'Italia è quello di cedere meno giocatori possibili, non di acquistare. Perché? Perché oggi la Serie A questo è. E allora non andiamo a comprare i Frattesi ai 40 milioni di euro. Andiamo a comprare i giocatori che possano diventare i Frattesi fra 2-3 anni, magari proprio Miretti, e magari fra 2-3 anni quelli che hanno etichettato Miretti come scarso, magari vedendo Miretti fra 2-3 anni giocatore di livello molto molto alto, diranno: cavolo, alla fine il tempo su certi giocatori, su certi profili fa la differenza. Anche perché, ripeto, 20 anni, 2003 fa 20 anni quest'anno qui, io non so quanti giocatori a 20 anni hanno avuto l'opportunità di far parte della prima squadra della Juventus e trovare questo minutaggio. Difficile, difficilissimo. Chiedete anche a uno come Claudio Marchisio, che probabilmente senza Calciopoli non sarebbe mai diventato Claudio Marchisio. Eppure Claudio Marchisio mi pare che con la Juventus abbia fatto una discreta carriera. E a proposito di Marchisio, apro e chiudo una parentesi: Frattesi mi ricorda tantissimo Marchisio per caratteristiche. Un altro dei motivi per cui mi piacerebbe vederlo con la maglia bianconera, però ho già spiegato i presupposti per cui secondo me è meglio fare un altro tipo di ragionamento. Se vogliamo dare un taglio netto al passato, dobbiamo parlare anche di queste cose qui, dobbiamo cercare di ragionare in una maniera differente e non sempre ritornare a fare un mercato schematico che in passato ha funzionato, ma che in questo momento secondo me ha bisogno di essere modificato.